Allora, giorni fa, tempo fa, un mesetto fa circa, ho fatto 100 domande in 100 giorni, iniziamo, siamo più o meno a metà, avevo un mucchio di domande che ho raccolto nel tempo e ho pensato che alcune di queste potessero essere interessanti per me, per capire, al di là dei sondaggi tradizionali, nel mio pubblico, quindi un pubblico sicuramente più verticale, interessato al digitale, alla tecnologia, o comunque perlomeno sensibile a questi temi, perché ricordiamo che essere interessati al digitale non è necessariamente una passione che uno deve avere tecnica. Si può essere interessati al digitale semplicemente perché ci viviamo dentro e quindi non dico diventare esperti, ma perlomeno sapere che quando attraversi la strada ci sono le macchine che passano che ti possono investire. E quindi sono cose da sapere, al di là, oppure sapere che oggi esiste un mondo dove là fuori puoi trovare lavoro, puoi fare cose interessanti, puoi imparare delle, puoi coltivare le tue passioni. Cosa che magari è come dire, meno nota a tutti. E allora ecco cosa vuol dire per me essere come dire, interessati a questo mondo. E ho detto, perché me le devo tenere per me? Come sapete tendo a condividere, mi viene spontaneo. Allora ho detto, aspetta, cominciamo a condividere con i miei amici durante un The Live Digital Show alcuni risultati. Quindi, come qua, uno, hai un sito web tuo per la tua attività. Sembra che il 20% normalmente delle aziende non abbia un sito web, ma qui appare esattamente l'opposto, cioè dalle vostre risposte, queste arrivano da Telegram, e il 72% no, come dire, non ha né un sito proprio, tu dici vabbè ma che ci frega, e nemmeno per la propria attività, e alcuni in costruzione. Che vuol dire? Chi lo sa, è veramente un sondaggio così, un po' empirico, però tuttavia è interessante. Ho raccolto alcuni commenti, questi da Facebook, perché c'è Amy Ligama che dice ormai si usano più le pagine dei social che i siti veri e propri, e qui c'è il mondo della back home strategy che risponde a questo dicendo sì, però le pagine dei social, attenzione che si portano via il vero valore. E qua sposto la testa, dice che non vorrebbe essere dipendente da chi me lo fa, e ha ragione, ma esistono infatti siti come per esempio Wix.com che danno proprio la possibilità di creare un proprio sito senza bisogno di dipendere da nessuno, ma la piattaforma a parte, dice. Mentre Giuliano Cali dice che l'ha avuto per la sua attività per circa 15 anni e l'ha chiuso perché dice che la pagina Facebook secondo lui è un po' più attuale, però attenzione perché dice, come dicevo, può essere una trappola di comunicazione evidentemente. Lo vorresti il tasto non mi piace sui social? 88% sì, e siccome è sempre così, cioè l'88% più o meno, insomma la maggior parte lo vuole, dice come mai? Perché comunque ai vari social non piace avere tutta quella negatività, come dire, cercano di cavalcarla se uno ce l'ha già, però cercano anche di non portarla, perché comunque la percezione e la positività alla fine fa bene anche alla forma. Inoltre c'è chi dice, tipo Valentina Di Guardo, dice sì perché si renderebbe conto di quanto dice scemenze, no? Che a volte lo acclamano, lo approvano, insomma. Altri commenti interessanti, dice a me piacerebbe, anche il tasto vomito non sarebbe male, in realtà c'è un'iconcina vomito. No, perché se lo ricevessi io non mi piace, non vorrei che bla bla bla. Effettivamente non fa bene, no? Però dobbiamo imparare come di solito ci facciamo scivolare le cose nel mondo fisico anche in quello digitale. Altra domanda, il tuo smartphone ha tutte le funzioni che ti servono? Sì, molte, ma non tutte, ne vorrei molte di più. Sì, e qui mi fa riflettere, dove sono qua, su un tema interessante, perché io mi ricordo, siccome sono un anziano del digitale, fino a quando sono piccolo che sperimento tutto, e poi diventa un lavoro, eccetera, una delle cose che ho scoperto è questa. Quando sono arrivati i primi smartphone, che ovviamente cercavo di avere evidentemente al prima possibile, no? Quelli con la telecamera, eccetera, e spiegavo che la telecamera era una cosa utile, dovete ricordarvi che, se magari qualcuno di voi se lo ricorda, che la maggior parte di persone umane, poi io sono un po' più digitale, ma come sicuramente alcuni di quelli che ci seguono, diceva ma la telecamera nello smartphone, ma a che serve? Io mica faccio le foto con lo smartphone, cioè l'approccio è ma io non lo uso per fare quello, ok? Quindi è diverso da evidente quello che vediamo qua, lui dice ma hai tutte queste cose? Sì, perché la percezione è sì, ma in realtà ce ne sono altre che ancora non sappiamo. E qua dice Doretta Tavanelli, credo di non essere nemmeno in grado di usare quelle che ci sono, mentre Valentina Ciarimboli dice vorrei che facesse da telecomando universale per tutto, esiste un piccolo device che si aggiunge, si mette dentro il jack della cuffia e ha un infrarosso con un'app, si possono poi
comandare tutte le cose. Questa è una possibilità, cara Cristiana. La seconda, esistono dei device che via app a loro volta telecomandano tutta la casa, per cui si può fare tanta roba. Parcheggio, caffè, eccetera, eccetera, ci sono già.